Cari amici, ci troviamo presso la sede della Protezione Civile del nostro comune di Pagnacco. Ecco, io e Don Daniele ringraziamo, il signor Sindaco che è qua con noi, ringraziamo l'assessore Pecile e il responsabile Simone Colle. E attorno a noi ci sono anche altri volontari che ringraziamo ancora una volta per la loro presenza. È un segno il nostro di presenza, di vicinanza, che rinnova una tradizione, che è quello di affidarci all'intercessione di San Floriano, martire, che è sì patrono della parrocchia di Plaino, ma è anche il patrono dei volontari della Protezione Civile, di tanti fratelli e sorelle che con spirito di dedizione, di sacrificio e di altruismo si mettono al servizio di tutti noi. E abbiamo visto anche in queste settimane, di emergenza quanto loro ci abbiano guidati, ci abbiano sostenuti, hanno indicato anche il modo giusto, il modo migliore per vivere questo tempo così particolare. Ecco, il segno della benedizione che fra poco faremo, rinnovando anche la nostra intercessione a San Floriano, è un ringraziamento a Dio che continua a suscitare in tante persone questo desiderio, questo spirito di servizio che caratterizza la nostra gente, che rende prezioso il nostro vivere insieme e arricchisce il nostro territorio. E il nostro essere qua in questa sede è proprio questo segno di fede e di ringraziamento per tutti loro. Ascoltiamo allora subito la preghiera del volontario che verrà letta, che rinnova questo affidamento a San Floriano. Signore, fai che in questa tuta non debba mai sporcarsi di sangue, che queste corde non debbano mai sorreggere un ferito, che i nostri fari illuminino solo volti sereni, che i nostri cani trovino solo persone in buona salute, che la nostra barella trasporti soltanto allegria, che le nostre manichette restino sempre vuote, che nelle nostre radio si ascoltino soltanto messaggi di pace. Signore, quando questo non sarà possibile, proteggi la nostra attività di soccorso, che oltrepassa tutte le barriere ideologiche, razziali e sociali. E se mai ci fosse la necessità, con tutti i nostri difetti e le manchevolezze umane, là, assistiti dal nostro patrono, noi saremo pronti. E allora preghiamo insieme. Benedetto sei tu, Signore, Dio di infinita misericordia, che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli, che quotidianamente si offrono per il soccorso dei fratelli e per il bene comune. Riempili del tuo spirito, perché nelle varie necessità della vita, sotto la protezione di San Floriano martire, adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Col segno della benedizione è il segno dell'accompagnamento di Dio e della nostra preghiera su tutte le persone che lavorano, che vivono il loro servizio per tutti noi, ed è il segno anche della protezione sui locali e sugli strumenti che vengono utilizzati. E il Signore benedica tutti voi e questi locali e tutti gli automezzi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, ascoltiamo ora anche il saluto del signor sindaco che è qui con noi. Intanto un grazie di cuore ai due parroci di Pagnacco e di Plaino per averci concesso questa benedizione che è sempre stata per la nostra comunità un momento molto importante. Adesso ringrazio anche per riuscire a fare sempre quelle delle messe che sono strane, ovviamente senza pubblico, però sono molto seguite e sento che la popolazione apprezza molto questo loro obbligato modo di fare che hanno adesso. Quello che volevo dire è un grazie oltre che a loro, ovviamente ai volontari della nostra Protezione Civile che si sono impegnati in questi mesi, che tutti voi avete visto e vedete costantemente operativi sul territorio, come sono sempre stati, ma in questo momento particolare lo sono ancora di più, ovviamente. Quello che io dico
a loro un grazie non solo per quello che fanno, ma anche per come lo fanno, perché lo fanno con grande passione, si vede proprio con amore verso la popolazione e verso il prossimo, ed è una cosa molto importante quella, perché la gente questo lo percepisce, e ricevo veramente tanti ringraziamenti per il come viene fatto il loro lavoro, dalle mascherine alla spesa, a tutto quello che riguarda i medicinali e tutto il resto. E anche il presidio del territorio, che è importante e fondamentale in questo momento. L'ultima cosa che voglio dire, alla quale ci tengo, è che è anche il fatto che la vita in quest'ultimo anno mi ha insegnato una cosa importante. Mi ha insegnato a fare un passo alla volta e andare avanti un passetto alla volta per poter riuscire piano piano a recuperare la normalità. Quello che dobbiamo fare adesso, secondo me, è non pensare a quello che avevamo mesi fa, ma pensare a quello che abbiamo adesso, che in ogni caso è tanto. Può sembrare poco, possiamo sembrare poco più liberi, poco liberi, non come eravamo prima sicuramente, ma un po' alla volta. Io mi auguro e spero che potremo tornare alla normalità. E un grazie di cuore veramente anche alle persone di Pagnacco, che sono persone molto diligenti e seguono tutte le prescrizioni che sono state fatte dal Ministero e dalla Regione, ed è una cosa fondamentale che non tutti i comuni hanno, perché questo ci permette di diminuire i contagi, e stanno diminuendo anche a Pagnacco parecchio, sia le persone in isolamento che le persone in quarantena. Questo è fondamentale per il proseguo e per poter essere più liberi a breve, insomma. Questo è quello che ci auguriamo, e ci auguriamo anche che le nostre feste, tra cui questa era una delle feste che avevamo, però ne avevamo tante importanti, quella in questi giorni, quella di Fontanabona, che era una festa molto seguita e molto amata dalla popolazione, non solo dalla popolazione, che abbiamo dovuto rimandare, e anche quella del CSR di Praino di giugno, che anche quella è stata rimandata ovviamente per motivi molto, molto chiari a tutti. Mi auguro che il prossimo anno possiamo raddoppiare con gioia e fare queste feste tutti insieme, e per poterle avere, insomma, per riuscire in qualche modo a gestirle al meglio, grazie perché insomma non è finita qui, non è che da lunedì che si allargano un po' le maglie e torniamo a fare la vita di tutti i giorni, dovremo convivere con questa situazione per parecchi mesi, se non per un annetto o quello che sarà, questo non dipende da noi, insomma. Però il comportamento che avete voi cittadini in questo momento ci fa ben sperare in un proseguio ottimale per quello che sarà la fine di questo incubo, un po' per tutti, di questo è la morte di questo virus silenzioso e maledetto, che ci sta un po' perseguitando, sta perseguitando tutto il mondo, non solo noi. Ecco, quindi un augurio a voi e alle vostre famiglie di un buon proseguo di quarantena, e speriamo di vederci presto, perché veramente sia noi, che parlavo con i parroci l'altro giorno, anche loro non ce la fanno più di non riuscire a vedere le persone come eravamo abituati. Anch'io sinceramente comincio ad avere un po' questa mancanza, insomma, di contatto con le persone, perché insomma eravamo abituati molto bene, e questa quarantena sì, ha un po' stravolto tutte le nostre, il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere. Ecco, con questo augurio vi saluto e ci vedremo presto, mi auguro. Ecco, grazie al signor sindaco per le sue parole, e da parte nostra, dei sacerdoti del comune, e da parte di tutti quelli che ci ascoltano, e sicuramente da parte di tutti i cittadini, grazie di cuore per tutto il vostro servizio, e che San Floriano vi protegga, vi dia coraggio, pazienza e tenacia, come è stato fino ad oggi. Grazie.